ogni euro investito al nord Italia, il guadagno quando investito bene è 50 centesimi per tutto il nostro sistema paese. Per ogni euro investito, ripeto, bene nelle nostre terre, il guadagno, il ricavo, il ritorno è di circa 4 euro. Quindi il futuro, la differenza tra ieri e domani, in realtà sta tutta qua, non da un'altra parte. E anche per questa ragione io ho deciso di restare, perché ci credo, ci punto e soprattutto penso che da qui parte il domani di questa nazione. E questo libro nasce per questa ragione, perché anche se l'ho voluto dividere in maniera ironica tra inferno, purgatorio e paradiso, perché è un diario, è un racconto di momenti significativi che nel corso di qualche anno hanno inciso o mi hanno fortemente impressionato, sia quando ero un semplice spettatore, sia quando ho avuto la sfortuna, la fortuna di essere uno degli attori della vicenda. E anche nel momento più buio ho imparato, e anche nell'inferno questo in qualche maniera è raccontato, che forse la luce è anche più forte. Nei momenti più difficili io ho trovato la spinta, quando mi sono trovato con le spalle a muro, ho trovato ancora di più la rabbia positiva per dire no, non ci si deve arrendere, comunque qualcosa può cambiare. Chiariamoci, io non penso di essere eccezionale, né penso di essere speciale, penso solo di essere un po' più testardo rispetto alle difficoltà che questo territorio ti propone. E prima, in una piacevolissima chiacchierata e passeggiata in questo museo, è emersa una qualità del passato che noi in qualche maniera abbiamo. Guardate giusto un secondo attorno. Voi che cosa vedete qui? Vasi, oggetti. Vedete qualcosa che è stato fatto. In Italia abbiamo perso questa capacità. Abbiamo perso la capacità di fare le cose. Perciò noi ci troviamo in questa condizione. Perché non riusciamo più a costruire, a fare nulla. Dalla penna all'industria, dal turismo alla cultura. Ci siamo dimenticati che il valore più importante da lasciare nella storia, il racconto più importante, sono le azioni che noi facciamo, sono gli elementi, le cose che riusciamo a produrre e a lasciare a chi ci viene dopo. Questo è quello che dovremmo ritornare fortemente, finalmente a fare. Paolo prima diceva tutto è bloccato, il racconto è sempre lo stesso, non riusciamo più a fare le cose, perché siamo in primis diventati tutti un po' troppo polemici, pretestuosi. Abbiamo imparato a fare benissimo la protesta, nessuno di noi sa più fare la proposta. Questa cosa la racconto spesso, ma perché è un sintomo della malattia culturale che in qualche maniera incide profondamente dentro di noi. Non discuto le ragioni della tappa, né mi interessano particolarmente. Però vi racconto questo esempio che secondo me è molto indicativo di quello che noi abbiamo imparato a non fare più. Si protesta per la TAV a Palermo. I ragazzi di Palermo protestano per una galleria che si vorrebbe fare a 2 chilometri e nessuno protesta perché da Palermo a Catania ci vogliono 3 ore di treno. E quindi nessuno protesta per dire l'innovazione, la modernità, il mio bisogno reale di essere un cittadino a pari dignità con il resto d'Europa non viene seguito. Abbiamo dimenticato a discutere, a protestare per le cose giuste. Protestiamo per l'installazione di un'azienda, non protestiamo perché 20.000 ingegneri all'anno da questa regione vanno via perché non ci sono le aziende. Protestiamo per la creazione di un albergo, non protestiamo perché i migliori chef di questo territorio riescono a fare gli chef da un'altra parte. Abbiamo dimenticato qual è la cosa giusta da fare e il momento per farlo. Chiariamoci, questa è una mia opinione. È un'opinione di un ragazzo di 33 anni che ha scelto di fare l'imprenditore e che quindi vive con difficoltà l'incapacità di questo territorio di farti fare le cose. E che vorrebbe un territorio più flessibile, più burocratico, più coraggioso e soprattutto vorrebbe un territorio, e questo in qualche maniera è quello che volevo lasciare qui. Non so se ci sono riuscito, però lo spero tanto, che racconti una storia diversa del presente. E qui finisco, passo la parola a chi mi seguirà.
ci siamo abituati a parlare del domani e a parlare di ieri e ci siamo totalmente scordati che però noi viviamo solo il presente. Il domani è una proposizione e ieri in realtà già è passato e poco ci possiamo andare. Allora, quando si dice sempre il futuro è solo dei giovani, il passato è solo di chi c'era prima, è una mezza bugia, perché il futuro lo stiamo costruendo in questo momento. Nel presente siamo tutti presenti. Giovani, meno giovani, senior, vecchi, anziani, e il futuro si costruisce solo se tutti insieme ci coalizziamo per creare un luogo e un tempo migliore di quello che stiamo vivendo. Non è eredità di nessuno il domani, è eredità di tutti noi. Allora, tutte le volte che ci capita di raccontare ai nostri fratelli, ai nostri figli, ai nostri genitori che qui non c'è più niente da fare, dovremmo raccontare una storia diversa. Dovremmo avere il coraggio di allungare le nostre mani e dire: la storia è ieri, il presente è oggi, il futuro, stringiamoci la mano e costruiamolo insieme. Grazie.